Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata eh, delle conversazioni di diritto autore.it e stasera conversiamo con Giovanni Maria Riccio che introduco subito sul palco. Buonasera Giovanni, benvenuto. Ciao Giovanni, grazie, grazie per l'invito. Grazie a te per la tua partecipazione. Allora, intanto chiediamo alle persone che ci sono collegate se ci possono, eh, se possono commentare, intanto salutare e dirci se eh, vedono tutto correttamente. Io intanto seguo anche la parte dei commenti e ricordo a tutti che eh, potete fare delle domande nei commenti e che poi quelle che più interessanti, comunque... Eh, sono coerenti diciamo con l'argomento che trattiamo stasera le proiettiamo e rispondiamo Anzi, cercate di mettere in difficoltà Giovanni mi raccomando fate domande difficili allora eh, intanto devo detto, no? devo andare via ciao <ride> io ho invitato anche su linkedin a farti domande difficili no detto, eh, dai dai allora e vedo che arrivano i saluti eh, concetta fratto gliano silberti buonasera gliana eh, eh, che, che onore vederla qua tra l'altro e eh, eh, vediamo sentiamo benissimo perfetto allora eh, dobbiamo fare una. prima a questo punto dare la parola a giovanni così si presenta e eh, dice un po' cosa fa al di là di suonare il basso, perché questo è un segreto, ma che io so mi ricordo bene, vero? Eh? Eh? E, e io suono una chitarra, quindi, guarda, tra i colleghi potremmo fare delle band perché c'è di tutto, eh? tra i colleghi si occupano di diritto autore, la maggior parte arrivano al settore musicale, sono uno strumento, le colleghe cantano, quindi... Così. Dobbiamo scegliere va... solo l'organismo di gestione collettiva giusto. Eh, esatto, <ride> e qua adesso va bene Giovanni, intanto presentati. Mi presento veramente telegraficamente, eh, insegno all'università, sono professore a Salerno, eh, dove insegno tra le altre cose diritto d'autore. Sono un avvocato fondatore di questo studio che si chiama LEX, che è a Roma, dove vivo. Eh, sono, faccio coming out, il presidente di LEA, che è uno dei due organismi di gestione collettiva che ci sono sul mercato, l'altro, insomma, è SIAE. Basta, insomma, non so se avete necessità di altre informazioni biografiche, ma penso che siano successo. Va bene, allora, la nota di trasparenza prosegue col fatto che io sono stato membro eh, degli organi sociali SIAE negli anni 2000, prima in assemblea, poi in un comitato che era stato apprestato per la scrittura, la revisione del regolamento e poi tra, abbiamo fatto anche la bozza di nuovo statuto, prima che la SIAE fosse di nuovo commissariata, credo se ricordo bene, nel 2009-2010. Bene, allora, quindi con Giovanni abbiamo scelto l'argomento di stasera, che è quello della gestione collettiva del diritto d'autore, che è un argomento eh, abbastanza complesso e che vorremmo un attimo cominciare a sviscerare anche dal punto di vista storico. E per cui eh, incomincerei la conversazione ripercorrendo brevemente un po' proprio la storia della gestione collettiva. Cioè, eh, perché è nata? E come si è arrivato poi alla situazione odierna? Poi a noi ci interessa più l'Europa l'Italia, soprattutto ovviamente. Certo, allora il come, quando nasce, nasce nell'Ottocento, nascono le prime organizzazioni che si occupano appunto della gestione collettiva. Uh, è un tema sicuramente complesso, insomma, qui consentimi un'altra piccola nota biografica. Io mh, ormai un decennio fa ho scritto un libro sulla gestione collettiva eh, che riscriverei da capo, insomma, se avessi il tempo e, e la possibilità. Uh, e ricordo che, insomma, il compianto professor Ubertazzi... Uh, ci incontrammo a un convegno e lui mi disse: mi si Riccio: Ma perché ha scritto un libro su un argomento così complicato? E devo dire che da grande studioso qual era, aveva ragione, perché effettivamente è un argomento complessissimo, ripeto. Insomma, è un libro che oramai non, nel quale non mi riconosco neanche più, e che se potessi riscriverei. Uh, quando nascono, dicevo, le organizzazioni gestione. Per ritirare di... l'opera dal commercio se non ti, eh, non più, eh, <ride> sì, sì, no, ma tanto eh, penso, penso che sia già andata fuori commercio in due anni, voglio dire, sai. <ride> I libri dell'editoria scientifica sì, già non sì, hanno sì, per fortuna a questo vita punto, una vita così lunga. Uh, detto questo, insomma, la, la, la gestione collettiva nasce nella prima metà dell'Ottocento, il primo caso, insomma il primo esempio sia in Francia con un'organizzazione che poi diventerà SASEM, insomma che, che è ancora esistente, eh, nasce per rispondere a quale esigenza, nasce per rispondere appunto al eh, controllo in forma collettiva su quelle che sono le utilizzazioni delle opere tutelate dal diritto d'autore. Non dobbiamo dimenticare che peraltro insomma, il diritto d'autore è un diritto moderno, nel senso che poi eh, nasce qualche anno prima, se ci riflettiamo, io dire, rispetto alla nascita delle organizzazioni di gestione collettiva, ma è soprattutto un diritto che è il figlio del, della classe borghese, perché naturalmente insomma è la classe che acquista libri, che poi quando inizia il mercato della discografia eh, compra i dischi, che ascolta la radio e quindi naturalmente è, diciamo che è un diritto della modernità. Ovviamente questo pone questa necessità. Cioè la necessità a fare in modo che vi sia un soggetto che si occupi del controllo, lo dico impropriamente, sulle utilizzazioni e che si occupi anche di raccogliere i proventi da queste utilizzazioni. Uh, quindi in, nasce in Francia, insomma, il primo esempio per quanto ne so, è in Francia, appunto, nel, nella prima metà dell'Ottocento, ma è nell'Ottocento che poi nascono tutte le altre società di gestione collettiva. In Svizzera, dove appunto proprio stasera aprirà delle filiali, uh, nel, uh, in Italia nel 1882, con, con la SIAE che nasce come un ente privato, perché è un'associazione. È un'associazione che ha uno scopo uh, mutualistico. Del resto, qua c'è da dire anche una cosa. Insomma, io sono un comparatista, quindi consentimi di fare una breve notazione comparatistica. In realtà sono rarissimi i casi delle uh, organizzazioni di gestione collettiva o, come si dice, di collecting society che sono uh, enti di diritto pubblico. Lo erano, per esempio, nei paesi socialisti. Poi, insomma, dopo la caduta del muro di Berlino, per lo più diventano. Delle, uh, dei, degli organismi di diritto privato. Ci sono alcuni esempi nei paesi africani, per esempio, però diciamo che nel mondo occidentale sono pochissimi casi e la SIA in realtà nel corso degli anni attraverso un processo, che è un processo che però anche qui va storicizzato perché non è un caso che eh la SIA sì, diventi un eh ente certo, sì. pubblico, perché dicevo appunto nasce come ente privato. Come associazione a stampo mutualistica, nel 1921 chiede una concessione da parte del governo. Essere appunto il soggetto che si occupa della raccolta e della gestione dei diritti eh, d'autore, eh, dopodiché, appunto con la legge del 1941, la legge sul diritto d'autore diventa un ente pubblico. Qui poi la natura resta sempre un po' ambigua. Eh, ci sono dei pronunciamenti, insomma, anche della Cassazione che dicono che la SIA è un ente pubblico economico. La questione, bene o male, si risolve con la legge <coughs> 2 del 2008, dove la SIA viene definita appunto un ente pubblico eh, economico. Eh, a base associativa, vado a memoria. Questo è successo grazie questa... al mitico avvocato La... Assumma, eh, Che si, che, insomma, ad... assolutamente. Eh, assolutamente. Diamo ad assumere no. quel che di Assumma. Esatto. Per cui, insomma, chiaramente, diciamo, a questa natura, uh, questo appunto di ente pubblico, economico, a base associativa. Uh, che naturalmente, ma su questo ci arriveremo, immagino, uh, crea oggi qualche piccolo problema in, in termini concorrenziali. Uh, detto questo, sì. c'è un, un aspetto insomma che è peculiare delle società di gestione collettiva. Le società di gestione collettiva tendono a creare dei monopoli naturali. Questa è una cosa studiata dal diritto d'autore. La SIAE ha un'altra peculiarità rispetto ad altre sociali di gestione collettiva: che la SIAE è un organismo come si usa a dire, insomma, propriamente generalista, nel senso che si occupa di tutte le utilizzazioni della musica, del, uh, di tutte le altre utilizzazioni possibili, del settore Sì, opere radio, radio televisive, radio televisive, e esatto, così sì. Dove invece all'estero quello a cui si assiste abbiamo appunto degli organismi privati dove il monopolio si determina per una questione economica più che giuridica perché insomma ora non, non vorrei nel diciamo, dettaglio sì. sì perché creano delle economie di scala banalmente sì. di società di gestione collettiva e quindi fondamentalmente il mercato si concentra verso il soggetto più efficiente uh, diciamo anche una cosa Giovanni perché credo sia importante proprio perché la storia è importante è importante capire anche i momenti storici cioè noi stiamo parlando di società quando tutte le utilizzazioni sono delle utilizzazioni per dir così fisiche, cioè il grande punto di svolta poi è l'avvento del digitale, l'avvento di internet, e quindi tutta una serie di possibilità. La comunicazione seno, a distanza, possiamo anche come eh sì, dire: certo, assolutamente, esatto. assolutamente sì, 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 sono d'accordo. Sì. E ti dico: quindi... per, però, ci sono dei mm. casi, e uno, mi, insomma, secondo me, è importante ricordarlo in cui si determinano delle situazioni non più monopolistiche, anche nello stesso mercato, per esempio negli Stati Uniti negli anni 40 avviene un evento, cioè ASCAP che è monopolista, aumenta le tariffe radiofoniche e che cosa succede? Succede che nasce un'altra società di gestione collettiva che si chiama BMI, che non a caso appunto è Broadcast, Broadcast Music uh, Incorporated, credo sia, sia l'acronimo che fondamentalmente è una società di gestione collettiva che si occupa proprio di tutelare i diritti legati alle riproduzioni radiofoniche, che sono quelle alle utilizzazioni radiofoniche che all'epoca, insomma nel 1940, hanno un peso sicuramente importante all'interno del mercato. Quindi qui naturalmente, ripeto, dove non c'è un monopolio legale, il monopolio legale, come ti dicevo, insomma gli esempi storici sono pochi, ehm, un, questo equilibrio di mercato si rompe quando naturalmente qualcuno si avvede del fatto che di potrebbero essere delle situazioni o di abuso determinate da questa situazione monopolistica oppure delle situazioni in cui c'è una maggiore convenienza non avere. Ci arriviamo, una... ci arriviamo perché il, quel... il tema del monopolio è un tema complesso nell'ambito della gestione collettiva e anche in qualche modo forse viene risolto e sostanzialmente quello che si crea <sussurra> nel mondo è che Ciascun paese eh, ha le sue società di gestione collettiva. La peculiarità dell'Italia è che ne ha una che si occupa di tutto e diventa esclusivista, soprattutto con l'articolo 180 della legge del 41. E, mentre altri paesi, come dicevi, giustamente eh, cioè, ci sono società per i vari settori quindi quella che si occupa di musica, ma anche nell'ambito della musica, magari quella che fa solamente la comunicazione al pubblico, sì, quella certo. che fa il forno meccanico sì, sì. e così via, poi quella che fa il teatro, quella che fa sì, eh, sì, la, la letteratura. La, la letteratura o può essere anche il cinema, <ride> scrivete a compenso e così via. E tutto questo, comunque, tu hai giustamente sottolineato anche la parte della forma giuridica dove l'Italia ha questa altra particolarità dell'ente pubblico ma per ragioni storiche che abbiamo visto e però anche negli altri paesi noi vediamo che possono essere associazioni, possono essere imprese certo. economiche e così via e sostanzialmente quello che succede in Europa cioè tutte le società, anzi nel mondo le società si collegano tra di loro per, eh, fanno dei, dei mandati di reciproca rappresentanza tutto questo diciamo, funziona finché c'è il fisico e da qui che arriva il digitale si aprono nuovi scenari e, e a un certo punto la comunità europea comincia a prendere interesse eh, sulla gestione collettiva in Europa ecco e cosa succede ma succede insomma qui andando proprio per Uh, dei, quasi dei tweet, voglio dire, uh, che cosa succede? Succede che abbiamo una raccomandazione della commissione sulla musica e le licenze online, siamo nel 2005, e poi nel 2008 interviene una decisione che è la decisione SISAC, in cui appunto vengono contestati gli accordi di cui parlavi, cioè gli accordi di reciprocità, lo dico insomma, so che ci sono dei, dei colleghi eh, autorevoli che sanno Pensiamo cosa sì. è gli accordi di reciprocità. Sì, appunto, però appunto, per chi magari è meno, avvecio, è meno insomma, familiare con questo settore, che è sicuramente molto specialistico, gli accordi di reciprocità sono quelli eh, per cui una società che opera in un certo mercato nazionale, in un certo mercato territoriale, fa un accordo con un, eh, con un altro organismo che opera in un altro mercato territoriale e quindi fondamentalmente amministrano reciprocamente il repertorio l'una dell'altra cioè per capirci eh, in Italia, cioè in Spagna le utilizzazioni di aerostramazzotti eh, dall'organismo spagnolo e in Italia le canzoni di qualche cantante spagnolo che non mi viene, non lo so Enrique Iglesias o, eh, o sì, quello sì, che esatto, insomma, autore, non so mai quando sono eh, sudamericani e sì, quando esatto, sono spagnoli sì. però le sketch SketchUp ti ricordi no? quelle che cantavano sì, a Sirenia esatto, sì, 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 giusto per far vedere che insomma abbiamo praticato la musica anche quella musica. brutta uh, dicevo <ride> quindi insomma in quel caso ovviamente le utilizzazioni in Italia le raccoglie l'organismo italiano e questa cosa però lì Con, realtà, diciamo un secondo, vantaggio un vantaggio parte dell'utilizzatore che va uh, a, da una so la società di gestione collettiva sul territorio e con la licenza si trova la possibilità di poter utilizzare un repertorio internazionale quindi anche musicale americano inglese australiano eccetera eccetera Ecco, certo. quindi eravamo arrivati a un certo punto, sì, arrivava la raccomandazione anche... della... Quello che decisione. dice appunto la decisione Sisa è che fondamentalmente va a contestare due aspetti di questi. La prima è quella della possibilità appunto per gli autori e gli editori di doversi affiliare necessariamente presso l'organismo di gestione collettiva nazionale, quindi se sono italiano Paese, mi certo. devo iscrivere a quella italiana, se sono spagnolo a quella spagnola, a prescindere da quelle che poi sono le condizioni, perché poi non sono uguali naturalmente tra tutti gli organismi, uh, e l'altra cosa che viene contestata in termini concorrenziali e sono fondamentalmente uh, le, la, appunto, la, mh, le restrizioni territoriali e quindi la clausola di reciprocità a cui facevo cenno poc'anzi. Esatto, quindi cioè, la reciprocità dice tu eserciti solamente in quel territorio non esatto. mi vai a, come dire, a fare. Ma qui fare siamo bianco. ancora un po' nell'archeologia giuridica, sì, insomma, per quanto sì, io esatto. per quanto io ti occupassiamo già di diritto d'autore, no, però sì. voglio dire: ma perché abbiamo capito che era... no. <ride> no, nel 2005 invece la comunità europea fa questa raccomandazione. La raccomandazione sì. sappiamo che è un atto non vincolante della comunità europea, però tutti. Eh, si spaventano un pochino, io mi ricordo, facevo parte appunto di questo comitato della SIAE. Veniamo d'urgenza comunicati, eh, cioè convocati Convoca. a Roma eh, per riunirci per andare a modificare il statuto e il regolamento, perché eh, sostanzialmente bisognava dare la possibilità anche se non era un obbligo, però, tutti i paesi mi pare che siano adeguati. E c'è cioè la possibilità di svincolare il repertorio musicale affidato eh, in gestione alla società per le utilizzazioni online e quindi poterlo dare a un'altra società oppure gestirselo indipendentemente, come cioè, ha fatto per esempio. Repertorio Battisti con l'acqua la azzurra, di cui sappiamo perché poi ci sono no la nota sentenza tribunale di Milano, su cui se si legge, si legge proprio questo: hai ah, svincolato il repertorio per utilizzazione online e poi non hai utilizzato online. No? Che, così, quindi succede sì. questa roba, c'è cioè, la sentenza Sesame. Mi viene in mente anche se, la sentenza di Colli, sempre su, su, su questo tema, sì. no? Quindi cosa succede? Intanto che si possono svincolare, cominciano a svincolare i repertori nell'ambito di mandati che invece erano esclusivi per tutto il repertorio. E, e poi c'è la possibilità comunque di potersi iscrivere in una società di gestione collettiva diversa dal territorio di residenza e, e poi a un certo punto arriviamo a una volontà della, della, della comunità europea, dell'Unione europea, di dare una regolamentazione univoca. Alle, alla gestione collettiva in ambito territoriale europeo, quindi nel paese appartenente certo, all'Unione. Certo, certo. E arriviamo a questa famosa direttiva Barnier. Certo. No, direttiva Barnier che in realtà. Sempre provando a storicizzare perché poi ogni legge naturalmente è pensata per il futuro, ma è comunque figlia del momento in cui viene partorita. Uh, direttiva Bernier che ha tutta una serie di, di aspetti che riguardano appunto licenze multiterritoriali, riguardano la possibilità di svincolare il proprio repertorio, di affidarlo addirittura in maniera parcellizzata a più organismi di gestione collettiva, ma contiene tutta una serie di norme molto importanti, per esempio sulla trasparenza nella gestione dei proventi. Opla. Questi proventi, non ti preoccupare. Posso parlare anche in background? Sì, sì, no, cosa. ho sbagliato il pulsante. No, non ti e Dicevo, quindi, contiene tutta una serie di norme che sono delle norme molto importanti e che appunto non riguardano naturalmente eh, la questione concorrenziale, tant'è che poi, diciamoci la verità, in Italia l'apertura la, 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 alla concorrenza non interviene con la direttiva Bernier, che non è una direttiva sulla concorrenza, ma interviene appunto per, per via nazionale con un decreto legge del, sempre del 2017. Dico sempre perché il 2017 è anche è lo la, stesso la, anno in cui viene recepita nell'ordinamento italiano col decreto legislativo 35 la direttiva Bernier, ma in realtà... Tutte le vicende monopolistiche sono disciplinate, appunto. Diciamo questo svincolo, questa apertura con il decreto legge 148 del 2017. poi anche qui è un po' singolare perché in realtà interviene in un momento in cui c'era già stata la liberalizzazione dei diritti connessi. Per eh, cui... sì, eh, eh sì, il decreto fissore. Cioè il sì, nel 2012 era intervenuta la liberalizzazione. Poi anche dei prima, connessi. sì. Sì, anche sì. prima, certo, sì. E Quindi sostanzialmente si va a variare. Eh, L'articolo 180, la SIAE perde l'esclusività di intermediazione, su cui, proprio, un po' ripassando <ride> la questione, ho visto che c'era stata la sentenza della Corte costituzionale tele Milano contro SIAE, no? sì, sì, sì. E, che. che... Eh, arrivava da un contenzioso che c'era stato tra le televisioni di Berlusconi con la sulle tariffe, la modalità di, di calcolo, eccetera, eccetera. Certo. No? E, e quindi sostanzialmente si apre il mercato. Ma cosa vuol dire aprire il mercato alla concorrenza della gestione collettiva? Che beh, tra l'altro poi cambiano nome. Beh, 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 ci arriviamo, poi parliamo un attimo. No, su, que su questo ci arriviamo perché in realtà poi il recepimento italiano è un recepimento particolare. Tant'è che poi, insomma, immagino che parleremo anche del fatto che in questo momento è pendente in Corte di Giustizia una cosa. Cerriamo, cerriamo. No, 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 non anticipo sì, niente. Non ho spoiler, poi la gente se ne va. Invece, devono stare fino sì. alle 8 di sì, sera. Fino alla se fine. Senti esatto. a me a te. No, scherzi a parte. Dicevo, uh, qui il, la direttiva Barnier prevede due modelli: cioè ci sono due figure giuridiche che sono gli organismi di gestione collettiva e ci sono le entità di gestione indipendente. Uh, L'organismo di gestione collettiva è appunto un organismo che è fondamentalmente detenuto da autori ed editori. 20 uh, 20 inizio, dagli aventi diritto e l'entità le, di gestione indipendente, viceversa, possono essere anche dei soggetti che hanno una natura diversa, quindi anche delle società, per capirci. Quindi non devono essere controllati dai. Chiamiamolo così, per tornare appunto alla, alla questione del mutualismo di SIA in origine dai beneficiari fondamentalmente del sì, uh, de, essere... progetto. Società di capitale possono essere società di capitale. Assolutamente eh, possono, la forma giuridica non è prevista dalla esatto. Berniera. Eh? È, è libera anche perché, del resto, parliamo di una direttiva per cui sarebbe andata poi ad incidere su quelli che sono i singoli modelli societari dei singoli stati membri. Quindi, chiaramente, insomma, su questo c'è la piena libertà. La differenza sostanziale è fondamentalmente controllati o non controllati dagli aventi di diritto. Questo esatto. secondo pezzo, cioè le leggi. Viene dimenticato, usiamo l'eufemismo, dal legislatore italiano, il quale decide che esclusivamente gli organismi di gestione collettiva hanno diritto di cittadinanza. Mm, scelta che per la verità, anche nei lavori preparatori, non è giustificata, non è spiegata, ed è una scelta singolare, perché voglio dire eh, anche qui. Uso un forse non perché, attinente con, perché, con la direttiva, la direttiva ma diciamo direttiva... che non è un recepimento corretto almeno per come sì. lo interpreto io cioè se la direttiva ti dice ci sono due uh, forme giuridiche non si capisce perché una si perde per strada e soprattutto voglio dire lo stato membro avrebbe l'obbligo a quel punto di andare a giustificare una scelta che è una scelta così radicale perché chiaramente preclude l'accesso ad altri soggetti tra l'altro nella direttiva c'è cioè un passaggio interessante non so se hai presente eh? non ne abbiamo parlato per cui la domanda la sorpresa diciamo il passaggio dice che eh, comunque eh, si può prevedere una gestione collettiva vincolata che è quella del 73 oggi cioè oggi il 73 per quanto riguarda la gestione collettiva dei diritti a compenso a favore dei produttori di fonogrammi eh, dice che quel tipo di, di attività di incasso eh, da parte degli utilizzatori ed è devoluta solamente alle società che sono iscritte, al, eh, che hanno i requisiti di qui al decreto, bla bla bla. No? E quindi sostanzialmente eh, non è possibile per i produttori di fonogrammi andare a incassare i 73-73 bis personalmente, ma deve passare... E solamente tra le società che sono quelle autorizzate a fare questo. Questo nel diritto autore invece nella parte del diritto autore non c'è. Non no? c'è assolutamente, non c'è. Ti dico che peraltro noi a livello ovviamente nazionale abbiamo, anche di questo immagino ne parleremo, Abbiamo naturalmente una previsione che è quella che tutti i soggetti che vogliono operare sul territorio italiano hanno l'obbligo di iscriversi a quello che è il registro tenuto da, dall'AGICOM, quindi dall'autorità garante concorrenza, eh, dall'autorità garante per le comunicazioni. Uh, e quindi c'è questo obbligo di iscrizione. È chiaro: la valutazione di AGICOM non è una valutazione, peraltro, nel merito, è più una questione, è una comunicazione, insomma, è un modo per sapere sì. quali sono i soggetti che operano sul mercato. Però ecco, tanto è per riassumere. Esatto, Pesimo. no? Riassumo sostanzialmente con il recepimento della direttiva Barnier succede che chiunque comunque con dei limiti, un organismo di gestione collettiva qualsiasi, può operare sul territorio italiano. Quindi, eh, può, come lo fa SIA, come lo fa Lea, può farlo anche qualcun altro. e però solamente con la forma oggi, oggi C, e non con la EGI, entità di gestione indipendente, e poi eh, vedremo, cercheremo di capire perché, non perché, cosa sta succedendo in questo caso. E... Oh. Per farlo eh, deve ovviamente rispettare quelli che sono i requisiti stabiliti dalla direttiva e come attuati poi in Italia, e da ultimo eh, deve fare questa comunicazione comunicazione alla GCOM e dopodiché può incominciare a operare nel mercato della gestione. Esatto, Questo, esatto. Questi esatto. sono i passaggi. Peraltro ti dico, non è una scelta particolarmente originale quella italiana, insomma anche negli altri ordinamenti trovi un obbligo di comunicazione prima dell'inizio dell'attività. Ma guarda che questa cosa ha una sua razio, perché mm. ovviamente se ci sono tutta una serie di utilizzazioni, non dimentichiamo che molte delle utilizzazioni online, sono anche difficili da conoscere, cioè pensa per esempio alle radio in store, le radio quelle che sono, sì. insomma, non, non operano sulle frequenze eh, come le radio tradizionali, ma semplicemente lavorano, insomma lo banalizzo un po', però giusto per essere, sperando il punto di essere efficace da un punto di vista della spiegazione, mh, operano con una playlist, quindi caricano tutto uno dei brani del loro repertorio che poi vengono trasmessi in ambienti chiusi e lì naturalmente ci sono tanti soggetti che operano in questo mercato e il rischio è che Agicom non, non sappia nemmeno che esistono. Perché ripeto, se qualcosa passa in televisione, passa per radio, io ho la possibilità di intercettarlo. Se passa all'interno di uno spazio chiuso, faccio per dire un supermercato per dirne una, ovviamente non so neanche chi c'è dietro quella playlist e quelli sono dei brani che appunto non, non ritrovo né nel repertorio di SIA né nel repertorio di Lea. E questo naturalmente è un vulnus, e un problema da un punto di vista dei possibili controlli che l'Agicom va, va a operare, perché naturalmente non sa nemmeno che esistono quei soggetti. Che, che dal punto di vista pratico difficilmente fa, perché non è strutturata per farli, sostanzialmente. No, ma al di là di siamo strutturati, nel senso che noi, noi siamo oggetto, voglio dire, di interlocuzioni continue con Agicom, sì. noi come SIAE è chiaro che se qualcuno invece sì. va in una sorta di underground è anche difficile intercettarlo. Anche perché no. su questo va detto, secondo me il mercato si è molto diversificato, ancora una volta non parliamo del mercato ottocentesco o del o novecentesco, anche in cui c'erano le utilizzazioni televisive, radiofoniche e quant'altro, parliamo di un mercato che in realtà ha preso delle forme molto, molto diverse: le, le piattaforme eh, come Spotify, Deezer e cose del genere, YouTube ancora prima, eh, le radio in store, cioè tutta una serie di utilizzazioni, social. i social, tutta una serie di utilizzazioni che voglio dire, quando noi appunto già ci occupavamo di diritto d'autore. Uh, mm. e non siamo così vecchi, questo ci a assolutamente. Non, neanche, no, non ce le immaginavamo Non ce le immaginavamo perché non esistevano, voglio dire. L'unico che se le immaginato è Fixor quando ha definito il diritto di messa a disposizione al pubblico. <ride> sì, sì, <ride> sì no, che, che a suo modo, voglio dire, è stata sì. un'intuizione importante perché naturalmente ha avuto una capacità volontaria o involontaria, questo insomma dovremmo chiederlo a Fixor, però eh, prognostica rispetto a quello che poi sarebbe accaduto nel futuro. Eh, che beh, poi se altro. ci pensi se ci pensi la comunicazione al pubblico è diventata una sorta di super diritto nel mondo del diritto sì, d'autore sì, sì anzi bisognerebbe fare una puntata per spiegare sì. la definizione Li... di comunicazione al pubblico a livello europeo eh, che eh, cos'è sì, cioè tutte le questioni che si stanno stanno scatenando c'è un divisione. libro su questo voglio dire nel sì, libro di Eleonora... Certo. Ci sono, non ah, so sì, quante non le sentenze, so. voglio dire, della Corte di Giustizia in materia di sì. comunicazione. Ecco, potrebbe essere lei da che, che potrei chiamare per eh sì. farla parlare. Però sua... non è molto brava, sicuramente. <ride> eh, eh, va bene e quindi siamo arrivati a questa situazione in cui fondamentalmente diciamo cade il, uh, il diritto di esclusiva quello che poi insomma viene chiamato tecnicamente il monopolio e quindi iniziano a operare due soggetti sul mercato che sono esatto, le l'EASI le le, le, e perché non SoundRiff? perché SoundRiff non è, è un AG. organismo perché una è una EG esatto. e per cui e viene costituita lea sotto forma di associazione se non sbaglio giusto? sì 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 ok perfetto e eh, operava già proprio insomma a seguito della decisione della, della raccomandazione della commissione a seguito della decisione SISAC eh, Soundrif operava già nel mercato nazionale perché era legittimato a farlo ok e, oh. mh, cosa vuol dire quindi come si pongono queste due società? Faccio questa premessa: all'inizio c'è stato un accordo con, con Siae per eh, determinate utilizzazioni sulle pubbliche esecuzioni, cioè sulla credo la musica di sottofondo e, e così via. Dove Siae incassava anche a questo punto per, per l'Ea. E, certo. Proprio per per, credo, una serie di motivi pratici, penso, eh, anche perché sei strutturato sul territorio le ha, non credo, non lo so, ce lo, ce lo racconterai tu, e, e anche nei confronti comunque eh, del, dell'utente finale, il quale oggi, ecco, permettimi questo gioco, e un, una volta veniva a bussare SA e, e diceva ah, usi musica e mi devi pagare, ok, a un certo punto è arrivato un altro soggetto per conto dei produttori fonografici, ha bussato ha detto, ah, sai cos'è? Tu usi fonogrammi 73 e dovresti pagarmi. Ok. Poi a un certo punto incomincia, eh, si scinde, come dire, la, la, cioè i produttori di fonogrammi incassavano anche per gli artisti, ospite che artisti gli è stata data la possibilità certo. di incassare e quindi al di là, si apre il mercato quindi non c'è più un unico o due o tre soggetti, ma arrivano tutta una serie di soggetti dice, eh, a bussare per i diritti eh, connessi ai produttori di fonogrammi quindi diritti a compenso, utilizzazioni secondarie che arrivano, molto arrivano prima anche a società eh, degli artisti no? come? no, no, arrivano molto prima di noi questo e arrivano prima di voi certo. ok, a un certo punto il, il nostro povero utente finale che si a, vede tutti questi soggetti eh, che hanno bussato alla porta, probabilmente si arma, si mette davanti alla porta adesso al prossimo che, che mi busse, mi chiede soldi, gli sparo e arriva Lea, perché eh, a un certo punto questo accordo si ha e, e Lea per, per un caso, sul, sul, credo che fosse sotto, solo i sottofondi musicali, no? eh, mi, se, se ricordo bene. O comunque, Temo, quelle veramente. sì, certo. sì eh, cioè. Se hai non incassa più per lei per cui Lea si deve attivare per andare lei stessa a dire: Guarda, che tu, dal punto di vista di diritto d'autore, stai utilizzando il mio repertorio, il repertorio musicale da me rappresentato, e quindi la risposta: ma io già pago SIA, e no, cioè, non c'è solo Siali, adesso c'è anche lei. Questo è un po' il giochetto allora, per l'utilizzatore finale, ma per arrivare, magari poi certo. a una. No, no, fare... no, questo è sicuramente un. Però questa è la concorrenza. Questo è un tema importante, però permettimi ah, di dire che la concorrenza sì, non è questo, nel senso che uh, allora chiunque abbia studiato anche un manualetto sulla concorrenza sa che concorrenza, le imprese che sono in concorrenza un'impresa emerge per due ragioni: perché lavora sulla qualità oppure perché lavora sul prezzo. Questa è proprio una regola base, insomma, di qualsiasi, di qualsiasi mercato sulla concorrenza. E qui ti devo dire, insomma, c'è un primo problema, cioè, un primo problema, c'è un, una prima osservazione da fare. Cioè, perché quando Soundriff arriva sul mercato del diritto d'autore Soundriff riesce ad accaparrarsi tutta una serie di autori ed editori che evidentemente non sono così felici di essere rappresentati da SIAE? Perché c'è un problema, obiettivamente, di... Come posso dire, uh, non vorrei suonare offensivo, io ho tutto il rispetto insomma, per il lavoro che fa SIAE, uh, però ci sono dei dati: la somma che hai nominato tu quando era presidente della SIAE. Una volta dissi a una conferenza, guardate che circa il 70% dei nostri, uh, dei nostri iscritti non riesce a ottenere come proventi del diritto d'autore annuali quello che è il costo di iscrizione e di associazione alla SIAE e Quindi significa c'è qualcosa che non funziona. Insomma, non, non l'ho detto io, l'ha detto il presi quello che all'epoca no, era il presidente, in è che, un il tema presidente, che ho, tra... ho, visto, ho trattato personalmente, per cui una risposta potrei anche dare: cioè, probabilmente il 70% di iscritti in SAE non genera proventi o, o genera i proventi. Sì, però c'è da dire molto. anche un'altra cosa, e questo, insomma, è un dato obiettivo: mm. fin dall'inizio, la ripartizione di. Uh, di Soundriff oggi è la stessa ripartizione, ovviamente in Lea, è una ripartizione analitica: cioè, tutte le volte che passo la musica di Giovanni Damassa. Questa cosa io la vedo in una dashboard, so dove è stata suonata la musica di Giovanni Damassa per quanto tempo, uh, da chi, quante volte. Peraltro credo che la musica sia tua quella del podcast. Sì. Del, insomma, è vero? Eh? Allora non l'ho neanche depositata, tanto per dirti <ride> com'è. Ma, no, insomma, il, alla fine della scarpe bucate, esatto, esatto. però, no, però no. ti voglio interrompere. No, aspetta, aspetta, solamente... no, no, ti voglio dire una oh, cosa. Okay. Solo allora, per la prima volta, noi siamo sì. cresciuti. Insomma, nel mondo del diritto d'autore, no, no, ti devo e, interrompere, e... ma solo per una precisazione ai nostri ascoltatori. Cioè, il tema è, su cui io mi sono trovato a, a dibattere eh, molto, ma è il, è il tema con la T maiuscola, anche tutte le lettere maiuscole in ambito di gestione collettiva, è quella della ripartizione dei proventi, nel senso che la, gesti la società incassa e poi deve distribuire ovviamente trattenute le, le royalties per il servizio che rende nei confronti del, del mandante iscritto o associato. No? E allora, i modi di ripartire sostanzialmente le due macro categorie sono due, o in analitico, come dicevi tu, che è sempre una modalità eh, vincente tutto sommato, no? Oppure devo trovare un altro modo eh, perché non sono in grado di identificare esattamente le utilizzazioni eh, per tutta una serie di motivi che possono essere il fatto che no il dato non mi è trasmesso, viene pagato il compenso alla licenza ma non mi viene trasmesso il dato di utilizzazione. Questo è un tema... Eh, eh, Super dibattuto credo da sempre, ma anche oggi. Per cui è chiaro che se arriva un soggetto e dice: Ma io ripartisco in analitico, eh, diventa appetibile nel mercato. E questo volevo precisare per i nostri no, ascoltatori. No, no, per cui dire l'importanza di questo tema della ripartizione in non analitico: Non contesto assolutamente no. nulla di quello che tu hai detto. Eh, ci sono due osservazioni, insomma, che mi, sì. mi suscita questa questa tua osservazione cioè la prima osservazione è mh, noi siamo cresciuti in un mondo in cui arrivavano dei fogli di carta e c'era scritto guarda che hai diritto a tanto che erano un po' voglio dire quantomeno erano difficilmente intelligibili okay? sì, però... non voglio dire che non erano trasparenti erano difficilmente comprensibili tant'è che le persone venivano da noi e cercavano di farseli spiegare Stessa cosa, posso dire la stessa cosa. Siamo passati ad un mondo in cui tu entri con le tue credenziali e ti loghi all'interno di una piattaforma e controlli le tue utilizzazioni. È chiaro che un meccanismo del genere, per cui dico non è solo una questione di prezzi, ma anche una questione di servizio che mi viene offerto, perché, perché non è tutto nella concorrenza, chiaramente migliora e peraltro induce che è un altro effetto tipico della concorrenza in tutti i settori, induce a migliorare l'offerta anche di quello che è il competitor, tant'è che questo è andato, Insomma, no, non voglio dire che sia migliorata grazie a Soundriff o a Lea, non sto dicendo questo, sarebbe probabilmente migliorata autonomamente. Se è stata costretta a migliorare. Però diciamo indubbiamente, indubbiamente migliorata, voglio yeah. dire. Io questo sì. lo, lo, devo, lo devo riconoscere, voglio dire, non, non è ancora, insomma, mh, anche qui. Andiamo a vedere quella che è l'ordinanza di ripartizione, credo si, si, si chiami così, insomma, in SIAE, eh, in cui si dice in quali casi riesce a fare un analitico, e in quali casi non riesce a fare un analitico. Insomma, siamo ancora un po' lontani rispetto ad un concorrente che invece ti fa, fa l'analitico su tutte le utilizzazioni. Quindi ribadisco, non ora... Giovanni, ti è chiaro, io altro... sono innanzitutto l'avvocato di Lea, poi insomma sono anche il presidente di Lea, ma non, non so qui a fare lo spot di Lea. Sto parlando in qualità di professore universitario, quindi. Benissimo, no? cioè, faccio... sto facendo un discorso proprio scientifico e non, non mi interessa faccio... proprio dare l'acqua. Non voglio fare lo spottone, insomma, mi annoiano molto queste cose. No, no, faccio quindi... solo un altro rilievo: cioè il corso, della ripartizione. Perché un altro dei temi che mi sono trovato ad affrontare quando ero in SIA era. E che è un tema, poi da commissione musica si ha e da sempre, credo, è che il costo di ripartizione, cioè quanto mi costa fare un analitico eh, rispetto all'incasso che io effetto e eh, rispetto al costo mh, di gestione della società. No? E questo è anche un tema importante perché la società non deve andare in perdita nel momento in cui, eh, e quindi deve essere giustamente efficiente, no? che è uno dei temi. E anche che troviamo nella, nella direttiva in attuazione, cioè anche nelle, forse ne considerando: cioè, e, le società devono essere efficienti, devono essere trasparenti, perché in questa maniera gli autori possono ricevere più proventi. No, ma infatti, non dobbiamo dimenticare: insomma, ora non vorrei andare proprio a burbe condita, però non dobbiamo dimenticare a cosa serve il diritto d'autore. Il diritto d'autore serve a tutto il sistema culturale. Quindi. La ripartizione di, un, di proventi che siano equi nei confronti degli autori serve a fare in modo che ci siano altre persone indotte a fare gli autori e non indotte a fare gli avvocati, come noi, voglio dire, per <ride> mettermi la battuta, però sì. scherzi a parte, questo è l'effettiva necessità. Ti dico che in molti casi la, 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 il controllo sulle utilizzazioni è molto difficile ed è anche molto costoso. E questa è una cosa che gli stessi utilizzatori alle volte faticano a capire. Cioè, ora leggevo, insomma, c'è una qualche persona, io purtroppo vedo tutti come Facebook user, per cui non so il nome, mi scuso di questo, eh, che diceva, ci potete dire qualcosa sulle lettere esplorative che sì, lei ha mandato? Raffaella le Pellegrino, le... Pellegrino. Ah, adesso okay, lo okay. proiettiamo il commento. Okay, okay, no, intanto, intanto che poi arriviamo agli altri argomenti interessanti da trattare, voglio ricordare a chi ci sta ascoltando, fate tranquillamente domande. Quindi Raffaella, che è una okay. collega che, che tu probabilmente conosci, che è stata sì. anche... Mia so associata al nostro studio legale lettere esplorative che lei ha manda con richieste di info e dati di utilizzazione che ancora non si sono per autore è capitato anche a me qualche mio cliente che eh sì sì no ma lo immagino qui abbiamo allora io ti devo dire una cosa uh, do una risposta veloce un'altra un po' più articolata perché questo sì. è importante allora uh, l'articolo <coughs> 23 della del decreto legislativo 35 del 2017 di recepimento della direttiva Bernier prevede come la direttiva che gli utilizzatori hanno un obbligo di comunicazione di alcuni dati fondamentalmente delle opere che hanno utilizzato entro 90 giorni dall'utilizzazione questa cosa è necessaria per un motivo perché loro potrebbero anche non aver utilizzato delle opere appartenenti al mio repertorio ma se non me lo comunicano io non lo saprò mai e quindi fondamentalmente l'unico modo che ho io è quello naturalmente di ottenere questa comunicazione. E qui vengo, perdonami, lasciami un minuto per dire che qui vengo a uno dei grandi problemi, che è quello della liberalizzazione monca che è stata fatta. Perché quando noi abbiamo detto la natura di ente pubblico di SIAE, bla bla bla, da questa natura di ente pubblico di SIAE discende una cosa che tu conosci bene, però magari qualcuno degli ascoltatori no, cioè il fatto che la SIAE ha dei mandatari e che questi mandatari, secondo la nostra Corte di Cassazione, sono dei pubblici ufficiali. Esatto. Peraltro, SIAE ha tutta una serie di accordi con uh, Agenzia delle Entrate, Monopoli di Stato, eccetera, eccetera. Quindi, SIAE può andare a bussare all'utilizzatore e gli dice: Scusami, io entro, faccio un controllo, faccio un'ispezione sulle opere che tu stai utilizzando del mio repertorio. Se vedo che ci sono delle opere che stai utilizzando, banalmente la televisione accesa nel locale, eh, la radio accesa nel locale, il concertino, eccetera, eccetera ti dico che mi devi pagare una licenza, come è giusto che sia. Questa possibilità però si ha e ce l'ha e non ce l'ha naturalmente l'unico suo concorrente. Peraltro ti dico di più, questa possibilità addirittura in un certo senso c'è una previsione normativa che è l'articolo 164 numero 3, vado a memoria Giovanni, per cui potrei, insomma, chiedere clemenza laddove <ride> dovessi dare i numeri sui numeri, uh, in cui fondamentalmente si prevede che l'ente pubblico, cioè SIAE possa valersi di un procedimento di ingiunzione e che abbia una esecutorietà ah, immediata sì, sì. cioè questo che cosa significa? Significa che una volta che il mandatario di SIAE fa un verbale quel verbale, sì. insomma immagino sì. che sto parlando per lo più a colleghi naturalmente è titolo esecutivo nel sì. caso invece sì. di Lea, Lea è costretta a fare un giudizio ordinario eh, o al massimo voglio dire un giudizio cautelare, però insomma io quei dati non ce li ho e in qualche modo li devo pure avere. Quindi capisco, però, ovviamente il problema è un problema da un punto di vista di una legislazione un po' zoppa. Che fondamentalmente riconosce a due soggetti dei poteri diversi. cioè è come se un soggetto cammina con. Eh, Guarda quanto un, sono bravo! Con quattro ruote eh, e 164,3. Ah, Allora ricordavo bene, dicevo, sì. um, un soggetto chiaramente cammina con un motore e un altro soggetto cammina trainato dai cavalli. E, insomma è chiaro che il meccanismo concorrenziale questo lo va a penalizzare molto, quindi bisognerebbe intervenire su questo punto e riconoscere appunto. Quindi, la guarda, Assolutamente interessante, c'è anche la questione poi di queste egi che non entrano nel 180. Le quindi... e age non entrano nel 180? Tu prima, scusami ti ho interrotto. No, beh, volevo, eh, ti, ti davo il la per partire anche su questo argomento qua. E, per cui che succede adesso, visto che queste age non sono nel 180 e... E, e la, quindi, sostanzialmente, lo Stato italiano non avrebbe recepito correttamente la direttiva. Sì. Guarda, su questo insomma, prima mi stavi mi ero molto emozionato perché avevi detto che eh, con un lapsus hai detto perché poi spiegherò perché ci sono solo gli organismi di gestione collettiva, poi sei corretto immediatamente per cui ho infranto questo mio sogno, perché io per la verità non ho capito perché. Mh, eh, non sia stata data appunto cittadinanza anche a leggi una mia idea ce l'ho insomma però permettimi di tenermela per eh, me. Ce l'abbiamo tutti e ce cosa, la teniamo. Eh. E questa cosa voglio dire ha che cosa ha determinato? Una situazione un po' paradossale se te la posso dire perché poi dicevamo prima ci sono delle società che eh, abbiamo detto prima per operare sul mercato italiano tanto nei connessi quanto nel diritto d'autore devi fare una comunicazione ad agico una cosa facile non non, non è particolarmente strutturata come cosa da fare, però evidentemente c'è qualcuno che opera sul mercato italiano e che eh, ha omesso di fare questa comunicazione. E questa cosa ci ha costretto, voglio dire, a eh, segnalare naturalmente ad Agicom questa circostanza e inoltre a fare causa, voglio dire, a questa, a questa società. Uh, qui si è aperto qualcosa che in un certo senso uh, è quasi paradossale perché poi uh, il giudice nazionale ha sollevato appunto la questione di dire ma perché questa EGI non può operare sul territorio italiano al di là dell'iscrizione e non iscrizione al registro di AGI e quindi siamo finiti in corte di giustizia per il 180 dire, giusto? per il 180 esatto ok e dove che, che è successo? Di... In corte di giustizia? In corte di giustizia è successo che abbiamo preso un aereo, siamo andati in Lussemburgo, siamo andati a, a discutere questa causa, anzi insomma, permettimi di, uh, di salutare anche i due colleghi che sono Adriana Peduso e Dario Malandrino con cui insomma, ho discusso lato naturalmente Lea questa, mh, questa, mh, questa cosa, uh, dove in realtà noi andavamo a contestare. La nostra contestazione è che appunto ci doveva essere questa iscrizione in, in Agicom, la questione sollevata dinanzi alla Corte di Giustizia è una questione che noi abbiamo sostenuto anni prima, voglio dire, e che oggi sostiene questa nostra controparte in Corte di Giustizia. Eh, nel senso che loro dicono che il recepimento della direttiva Bernier è un recepimento per l'appunto eh, parziale e che è contrario fondamentalmente a. Uh, quelle che sono le, le, gli, obiettivi, gli obiettivi della direttiva. Uh, la pronuncia non ti so dire chiaramente quando, quando ci sarà, credo nel primo semestre oh, ma insomma, del Ma non c'erano le conclusioni? Delle... sono le conclusioni dell'Avvocato Generale, infatti. Le sono state sono pubblicate? Sì, eh? eh, si sono pubblicate. Ah, uh, me le e sono le perse. Le conclusioni dell'Avvocato Generale vanno nel senso di dire che è un recepimento che non va bene. Questo proprio in a nutshell, quindi, quindi in, eh, in arriverà la sentenza che probabilmente dirà che il recepimento non va bene. Quindi lo Stato italiano dovrà eh, modificare il 180 e inserire anche le leggi. Questo è un possibile scenario eh, futuro prevedibile. Sì, sì, no. Potrebbe, se, accadere, non lo, fa... lo so, non, non, non sono bravo a fare le scommesse quindi non. No. Non te lo so dire, è sicuramente uno scenario possibile. Insomma, uh, non è detto che naturalmente la Corte debba seguire uh, l'opinion dell'Avvocato Generale. Se così fosse, probabilmente costringerebbe il legislatore italiano a ritornare appunto sulla formulazione 180. Eh, certo infatti, le alternative sono due: cioè o rimane così o deve essere riformulato. E nel sì. caso fosse riformulato, e quindi le EG, come anche Saunriff potrebbero certo. eh, operare nel mercato dell'intermediazione senza alcun problema a questo sì. punto. Fermo restando, naturalmente, tutti gli obblighi insomma, di natura amministrativa rispetto all'Argicom, naturalmente. È chiaro, ma abbiamo visto che poca roba, alla fine bisogna fare la comunicazione, sì. bisogna comunque avere rispetto ai requisiti, ma non dubito sì, che sì, non no, certo, eh, certo, rispetti certo, ai requisiti. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. assolutamente. Bene, e... allora, secondo te, eh, eh, ricordo che ci abbiamo alla fine e mancano dieci minuti, eh, quindi se volete fare domande fatele, scrivetele che le proiettiamo qua sul, eh, sullo schermo. Eh, cioè questo assetto mh, del mercato, eh, al di là delle, delle criticità che hai già evidenziato, è già un buon assetto o può essere ancora migliorato? No, deve essere migliorato, assolutamente. Non, non è un assetto molto perfettibile quando ti ho detto che siamo al cospetto di una liberalizzazione. Eh, Monca naturalmente eh, ti ho fatto uno degli esempi possibili però insomma mm. ora non voglio aprire tutta la parentesi eh, copia privata, fondazione copia privata chi nomina i rappresentanti della fondazione copia privata fondazione e perché copia non privata, lo possiamo aprire? Non... Eh? no no no, 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 no. Insomma, ci porterebbe molto lontano no no ci porterebbe molto lontano nel senso che insomma credo che abbiamo discusso. a nel Uh, però voglio dire, anche lì si nota come posso dire come la posizione di LSI eh, non sia ancora una posizione uh, pienamente equilibrata. Quindi, non ancora una volta, uh, se da una parte c'è il motore e dall'altra ci sono gli asini che traino il carretto la velocità è diversa. Per quanto ribadisco, insomma, io credo, e qui a prescindere dalla mia, uh, dal mio ruolo all'interno di LEA, credo che i sistemi di LEA siano sicuramente sistemi molto efficienti e, e probabilmente più efficienti di quelli di SIAE se appunto noi riusciamo a fare una ripartizione analitica e SIAE, no? Però al di là di questo, insomma, ci porterebbe su polemiche un po', un po sterili, uh, ti dico che in questo momento... Uh, secondo me ci sono degli aspetti che non sono ancora chiari. Allora, che sono peraltro semplici però. Cioè, il primo aspetto è uh, l'autore ha diritto ad una scelta. È quello che dice la Barnier. La Barnier dice: ti scrivi dove tu vedi che ci sia la maggiore convenienza a stare. Quindi, se il soggetto alfa eh, ti paga di più o ti offre dei servizi migliori del, se, del soggetto beta, se opera in quel mercato che è la musica tradizionale ungherese in maniera efficace dove non riesce ad arrivarci qualcun altro, allora sei libero di iscriverti a quest'altro. Uh, questo è il primo profilo, cioè, naturalmente, noi siamo dei soggetti che difendono i diritti degli autori e degli editori e cercano di offrire le condizioni migliori ad autori ed editori. Quindi naturalmente poi ognuno fa la sua scelta libera, eh, però naturalmente eh, si, si, questo significa innanzitutto essere su un piano concorrenziale. C'è un secondo aspetto che evidentemente sfugge, a cui facevo riferimento prima, cioè l'articolo 23, naturalmente il meccanismo della comunicazione delle utilizzazioni ha questa necessità, cioè alla necessità di dirmi se hai utilizzato o non hai utilizzato il, il mio repertorio e se l'ha utilizzato, ha addirittura un'ulteriore necessità perché la licenza che ti andrò ad applicare, proprio perché utilizzo un sistema analitico di ripartizione, naturalmente sarà una licenza che ti racconta solo delle utilizzazioni che hai fatto concretamente e quindi, voglio dire, è assolutamente nel tuo interesse. Questa cosa, cioè non è solo nell'interesse dell'autore o nell'interesse dell'associazione, dell è innanzitutto e anche quantomeno nell'interesse dell'utilizzatore, eh, che sia esso appunto un, un bar, un albergo, un supermercato, una radio, una televisione e quant'altro. Tant'è che ti devo dire che, per la verità, noi abbiamo accordi praticamente con tutti, cioè con tutti i grandi broadcaster, LEA ha degli accordi con tutte le radio, tutte le televisioni nazionali, insomma, mi sembra che il mercato abbia risposto bene. Eh, ti dico è migliorabile la situazione, però è un mercato nel quale, voglio dire, i bilanci sono del resto, insomma, consultabili per chi volesse, i meccanismi Domanda. di sottoscrizione sono pubblici, quindi Domanda diciamo, eh. da parte del piccolo utilizzatore non il grande utilizzatore, no? Cioè, io come faccio a sapere se sto utilizzando un repertorio che di sei eh, o oh, sto utilizzando un repertorio di Lea come faccio a saperlo? allora dobbiamo secondo me distinguere le utilizzazioni però perché mm. allora se io sono un utilizzatore cosiddetto terzo così l'ho chiamato l'agico cioè sono per esempio un albergo gli alberghi pagano sì. perché hanno delle televisioni e hanno delle radio all'interno sì, delle loro sì, musica di il repertorio quindi musica d'ambiente il repertorio non, il repertorio non lo esatto. scelgono loro non essendo un repertorio che scelgono loro non hanno alcun obbligo di comunicazione Del resto non lo potrebbero fare cioè non, dovresti imporre a un albergatore di mettersi con una penna e un foglio e segnare tutte le utilizzazioni di tutte le canzoni, questo non lo possiamo fare chi deve fare se io sono un negozio per esempio e scelgo mm? io le play. se io sono un negozio e creo io la playlist negozio per esempio è quello, è quello che si chiede alle radio in store cioè alle radio in store si chiede di comunicare ah, senza... ah, ok di comunicare come quando insomma abbiamo suonato entrambi quindi tu avrai sì. compilato qualche borderò perché eri, eh, eri sicuramente grande. come me lo studente di giurisprudenza a cui i colleghi della band affidavano la compilazione del borderò e quando hai compilato il borderò hai comunicato le opere che venivano utilizzate uh, abbiamo il borderò online c'è tutto si utilizza quello e si fa una comunicazione tutto qui è semplicemente per farmi capire se hai utilizzato Brian del mio repertorio per farmi capire se devi pagarmi oppure no è un mezzo altresì anche per andare a parametrare la mia licenza su quelle che sono le effettive utilizzazioni cioè non ti faccio pagare 10 se hai utilizzato una canzone se ne ha utilizzata una pagherai 1 se ne ha utilizzate 10 li paghi 10 tutto qui uh, c'è un altro aspetto che poi ti volevo dire che secondo me è sì, importante eh, prego, e anche non è stato no. capito a fondo le regole della concorrenza perché molti dicono scusami ma perché non, non vi mettiamo scusate vogliamo dire che la concorrenza è sì più che sulle tariffe è una concorrenza sull'efficienza perché la comunità europea comunque non vuole la concorrenza su tariffe e, e poi, sì. poi l'autore alla fine arriva meno No, eh... esatto esatto. guarda io ti ringrazio molto per questa precisazione perché è importante perché qualcuno dice scusate ma io voglio pagare di meno ho capito però in realtà se tu paghi di meno non è tanto SIAE o LEA che guadagnano di meno ma è l'autore e l'editore e allora torno a quello che dicevo prima cioè qual è il costo che... di intermediazione che magari può scendere cioè l'intermediario costa di meno può... Esatto. sicuramente può cambiare e, e, sì. e ti posso dire una cosa voglio dire magari se qualcuno Uh, Lea, ma immagino lo faccia anche SIA non lo so. Ma Lea sicuramente lo fa a tutta una serie di scontistiche per chi, magari, fa delle tariffe entro una certa data. Per chi sceglie, per esempio, sì, sì, la playlist, un... playlist o gli accordi, certo. sono le logiche di mercato. Il mercato ha, pezzo un po di mercato, assolutamente. L'unico pezzo che a molti sfugge è che. Se prima si pagava 100, non è detto che domani si pagherà ancora 100. Si potrebbe pagare 90, si potrebbe pagare 105. Ma questa è la logica della concorrenza. cioè Nel senso, io vorrei anche spiegare una cosa che mi sembra importante. Non ti vedo più sei tutto nero, però spero tu ci sia. No, vabbè, okay. si è surriscaldata la fotocamera okay, adesso. Va. Ti no, ti dicevo. Questa è una cosa, risparmio. però molto importante, Giovanni. In questo momento abbiamo due soggetti che operano sul mercato. Per esempio nei connessi ne abbiamo molti di più già, sia nel settore della musica sia credo nel settore anche cinematografico, non so se sono solo due, però sicuramente nel settore della musica sono più di due nei connessi. Noi al momento nel settore della musica, nel diritto d'autore, siamo due soggetti, Lea e SIAE. Se io chiedessi a SIAE di sederci ad un tavolo e di andare a prevedere un prezzo stabilito, mi troverei giustamente una sanzione da parte della GCM, perché quella sarebbe un'intesa restrittiva della concorrenza. Cioè questo è un aspetto che uh, è, è, è secondo me importante da sottolineare. Cioè quando qualcuno dice sì, ma io ieri pagavo 100, domani voglio pagare 100. Non, non funziona così, voglio dire, non sono queste le regole della concorrenza. Probabilmente pagherai 90 potresti pagare un po' di più poi naturalmente sai io capisco che noi ci troviamo nella posizione scomoda di chi è il soggetto che è subentrato in un mercato che era un mercato monopolistico però andiamo anche a fare un'analisi delle tariffe SIAE insomma quando mi è capitato per lavoro di doverle fare ho visto che molte tariffe di SIAE sono identiche agli anni passati sebbene appunto ci sia un altro soggetto che opera e il cui repertorio però peraltro non è così piccolo come spesso si potrebbe credere cioè nel senso che considerate che lei amministra i, per dire un autore voglio dire che forse non è così noto perché non è mai stato un esecutore che bigazzi ma sì. considera che dal primo gennaio eh, c'è l'accordo di Lea con una delle più grandi collecting americane per dire i diritti di Bob Dylan verranno amministrati in Italia da lei, allora, esatto il... Con, sì. uh, per dire, i Guns N' Roses, uno dei primi dischi che io ho comprato alle scuole medie, uh, saranno amministrati in Italia da Lea. Quindi insomma, non è un repertorio sicuramente che sì. ancillare. Eh, proietto una domanda, Riccardo sì. Ciullo. Una EGI deve adempiere gli obblighi amministrativi in ogni paese in cui vuole essere presente, o basta averlo fatto nel suo paese di origine? Eh, secondo me dovrebbe farlo in tutti i paesi per la verità. Dovrebbe farlo perché quelle sono regole nazionali. Ma se vuole operare anche negli altri paesi con delle filiali. Se ah ha sì, no, certo, no. chiaro, chiaro, certo, certo. Cioè accordi reciproca rappresentanza, cioè basta che lo faccia nel paese dove opera. Fine, no? credo che fosse questo il senso. Sì, sì e, no, no. però se invece lo diciamo in filiale Per me la comunicazione. Eh... Ad Agicom lo devono fare tutti i soggetti che, che operano in Italia. Ma, ma la motivazione esempio... è quella che dicevo prima, cioè la motivazione sì. è semplicemente che, che Agicom deve essere informata sui soggetti che concretamente operano nel mercato, perché potrebbe non saperlo e ci sono delle utilizzazioni che non sono delle utilizzazioni pubbliche e quindi ti trovi a operare su quel mercato, ma io che sono l'autorità di controllo non lo so neanche perché non so nemmeno chi sei. Proietto un altro commento ma non è un commento non una domanda su cui non possiamo che concordare direi sì. eh. assolutamente assolutamente sicuramente bene allora intanto non ci sono altre domande eh, siamo arrivati alle 19 e eh, abbiamo fatto un pezzettino potrei farti un'ultima un domanda già che ci siamo cioè si arriverà a una banca dati comuni comune eh, per le opere musicali, è una domanda che ho fatto anche a Micichè per quanto riguardava invece la parte diciamo eh, fonografica. Quindi banca Guarda, dati uh, che... hai fatto bene a farla ad Andrea Micichè perché in realtà è un problema che riguarda Andrea Micichè, cioè nel senso che riguarda i connessi perché nel diritto d'autore noi abbiamo già eh, questo con SISAC, quindi in realtà la banca dati unica a noi non, non serve neanche, nel senso che non in un certo senso ecco, spie spiegaci una... spiegaci sì. meglio spiegaci meglio cioè, esiste già una banca dati sì. internazionale unica sì, delle è opere Sisa, musicali e quella, quella, quella di Sisa ]issima. assolutamente per il diritto d'autore per il diritto connesso so che non è un'altra un cosa se, è un cosa, altri, so, altri penso, beni se ne parla me. molto ma infatti ti confesso è una uh, con, uh, con tutti gli amici di SIE eh, abbiamo discusso di tutto ma mai di questo <ride> quindi credo che sia un problema che voglio ma no, la banca dati mi dice anche cioè, al di là, per esempio, io uso molto la banca dati dell'archivio Opere SIAE per vedere sì. chi sono gli eventi di diritto, eccetera. E... Però, vabbè, vado su SIAE, SIAE mi dice se è un rappresentato SIAE, mi dice anche se è un rappresentato LEA, eh, se non sbaglio. Sì, 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 ma e... Lea... sì, perché ci può essere una stessa opera con una doppia gestione, magari un'opera con due autori, uno iscritto in SIAE e uno iscritto in LEA, no? Beh qui però, e... attento scusami se ti interrompo, sì, l'articolo 27 del decreto legislativo 35 e soprattutto l'allegato tecnico del decreto ministeriale poi di attuazione eh, prevedono quali sono gli elementi che devono essere indicati nel repertorio che è pubblico, eh, nel senso che gli, tutti gli elementi sono indicati Tanto all'interno del nostro repertorio quanto di tutti gli altri repertori, ma quella è una precisione legislativa, cioè eh, io, io sono obbligato in quanto organismo di gestione collettiva a darti tutta una serie di informazioni. Eh, nome dell'autore, se ci sono appunto altri organismi di gestione, titolo dell'opera, eh, il numero, per esempio, identificativo eh, del, dell'opera sì, stessa sì, sì. e così via discorrendo. Su questo, il peraltro, codice, secondo sì. me, c'è una grandissima confusione, anche che sarebbe bene, insomma, chiarire una volta e per tutte, perché in molti dicono, guardate che voi ci dovete comunicare il repertorio. Molti utilizzatori dicono, dovete comunicarci il repertorio. Questo obbligo di comunicazione, per un bisticcio linguistico, per la verità, in realtà non è previsto da nessuna parte, cioè perché la, la, la norma dice fornire il repertorio. Poi se vai a leggerti il decreto ministeriale e l'allegato tecnico, semplicemente devi avere una banca dati che sia una banca dati pubblica accessibile a tutti secondo determinate metriche, cioè devo fare per esempio la ricerca per autore, posso fare la ricerca per opera. Ti dico anche un'altra cosa, ma insomma non, non la dico a te, la dico a chi ci ascolta eh, che magari pubblico. non la sa, uh, il repertorio è mobile, il repertorio non è granitico fissato lì, quindi io potrei anche comunicarti il repertorio, ma il repertorio potrebbe cambiare. Quindi voglio dire, questo obbligo eh, non, eh, non potrebbe è cambiare uno. intanto il titolare dei diritti perché... <ride> Potrebbe subentrare una, per esempio un altro editore, potrebbe anche certo, cambiare la, la collecting. Sì, assolutamente, ma, ma sono, sono, guarda, sono tante le, le, le possibilità. Per questo dico questo obbligo di comunicazione del repertorio, che ogni tanto insomma facendo confusione gli utilizzatori chiedono. È un obbligo di messa a disposizione del repertorio. Tu che utilizzi, appunto, ho detto che utilizzo il repertorio, si se io voglio vedere eh, quali sono le opere di Giovanni Damassa, depositate, vado, scrivo Giovanni Damassa e vedo quelli che sono i risultati che mi escono. Eh, mi devo Quindi, dare una mossa a depositare. Insomma, molto, conosco un buon avvocato è a Milano, ah, si Giovanni Damassa. Sì, ormai l'avvocato a Milano se ne sta invece sulle colline dell'oltrepapa vese. Eh, eh, sì, direi qualità di vita migliore. Detto questo, bene, grazie Giovanni, è stato un piacere, Giovanni, eh, stato piacere. Eh, magari ci rivediamo nel 2024 per parlarvi qualcos'altro o riprendere l'argomento, adesso mi tocca invitare comunque per, come dire, par condicio eh, qualcuno di SIAE a parlare, la SIAE, a parlare malissimo felice. di Lea. No, sono solo... ma io non ho alcuna intenzione di parlare male di SIA, infatti non, non mi sembra di averlo fatto, voglio mm. dire, Non ripeto, è la logica della, della concorrenza, dei certo. competitor. Uh, no, La informazioni, bello, diciamo, sì, diciamo. sì, è il bello della concorrenza insomma, acquisisce delle posizioni chi è più bravo degli altri. Ora no, non posso certamente dirmi da solo che siamo stati bravi, però evidentemente se abbiamo ottenuto le posizioni di mercato, forse abbiamo offerto dei servizi che erano quantomeno Bene. diversi, forse un po' più efficienti. Guarda, lo scopo di queste trasmissioni è proprio dare informazioni, per cui credo, che nel mio piccolo, uh, di starci riuscendo. E quindi Beh, ricordo... che sono un grande fan, quindi voglio dire... Grazie, eh, grazie. Eh, ogni tanto Giovanni mi chiama e mi dice, ah, oh, ho visto i video, ma li posso far vedere ai miei studenti? Eh, certo che puoi far vedere. Sì, sì, no, è vero, è vero. Li trovo molto molto utili, anche molto efficaci didatticamente, quindi... Grazie, eh, allora invitami sì. a fare lezione, dai. Eh, se, se, se vuoi venire fino a Salerno ti invito volentieri, voglio ah, dire. Sì, sono... mangiare in costiera. Malsitana. Una volta eh, sono originario di Napoli, quindi potrei andare a Napoli a trovare un po' di parentado e poi fare un saltino a Salerno. Guarda, io Così, ho tutti i simboli, voglio dire, della mia napoletanità, insomma, ti posso giusto far vedere questo orologio che mi hanno regalato le mie segretarie. Con... Con Maradona ecco. ma è lo studio un po' disseminato vale. voglio dire di, di pezzi di, di Napoli allora ringrazio anche tutti quelli che ci hanno ascoltato in diretta e poi sapete che il video rimane nel gruppo Facebook la registrazione poi dal lunedì prossimo sarà disponibile anche per la collettività sul eh, canale YouTube e vi ricordo che la settimana prossima abbiamo di ritorno il collega Gallotti e continueremo a parlare di sviluppo e produzione di opera cinematografica, contratti e un po' di tax credit, come funziona eccetera. Grazie e, Grazie, e buona buon lavoro, tutti. ciao Giovanni, a presto.